Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Allora, anche questa volta video flash ragazzi. Sicuramente molti di voi hanno perso la tomba in questi giorni, oggi e ieri. L'avete persa non perché avete sbagliato, ma semplicemente c'è stato un tentativo di correggere la stampa della tomba fatta di squadra. Ovviamente dopo un po' di test abbiamo capito dov'è il problema e come aggirare la cosa. Ragazzi, una piccola precisazione. Per stampa della tomba si intende il morire e farsi ressare subito dopo. Il glitch del fuorimappa è una cosa a sé. Dunque, abbiamo visto che stampare la tomba mentre si è in squadra sta dando problemi. Quindi se stampate la tomba mentre siete con la squadra, non generate la tomba per la partita successiva. Volete la super soluzione? Semplicemente bevete Thompson, vi fate passare soldi e oggetti dagli amici, abbandonate la squadra. Mi raccomando, è qui il problema ragazzi, abbandonate la squadra, vi uccidete, chiedete aiuto. Anche qui occhio che avete poco tempo per chiedere aiuto perché siete in solo, quindi appena morite vi arrendete e chiedete subito aiuto. Chiesto l'aiuto, un compagno, o meglio, un vostro ex compagno, vi resserà. Una volta che il vostro ex compagno vi ressa, io ho fatto test e quindi vi confermo che potete tornare in squadra così da far fare il glitch al più bravo del team e voi semplicemente attendete al confine della mappa. Ovviamente ragazzi, una volta stampata la tomba, ricordatevi di ridare indietro soldi e oggetti all'amico. Avranno aggiunto qualche stringa nel codice che dice banalmente: se ti resta un compagno non generare tomba. Per il resto del glitch ragazzi non cambia niente, non cambia niente l'uscita fuori mappa, non cambia niente fare il glitch del fuori mappa in team, non cambia assolutamente niente. Ripeto, hanno corretto la stampa della tomba fatta mentre si è in squadra. Basta ragazzi, tutto qui. Come sempre, grazie dell'attenzione e alla prossima.